storia di questo paese nasce come intorno al 1000, come piccola aggregazione intorno ad una minuscola chiesa costruita da dei monaci, si dice di origine germanica. Piano piano si è formato un villaggio e in circa nel XI-XII secolo era già di una notevole dimensione, forse qualche centinaio di abitanti, tant'è vero che la Repubblica di Firenze decise di fortificarlo. E nei momenti di crisi, diciamo, di sicurezza, all'interno di questa fortificazione si rifugiavano anche le popolazioni che vivevano, di attività agricola che vivevano nella campagna. Essenzialmente nasce con le attività agricole, successivamente sono passate esperienze, diciamo, di attività specifiche. Intorno al 1500, per oltre un secolo, in questo villaggio sono registrate nell'archivio di Firenze oltre 18 famiglie che svolgevano produzione di oggetti da taglio, coltelli, falci, eccetera. Quindi c'erano almeno 18 piccole fucine dentro il paese che producevano questi oggetti. Ricordo, raccontato dai miei genitori, che all'inizio del 1900 in tutte le famiglie si allevavano bachi da seta e per circa una generazione l'attività era la produzione dei bozzoli, perché poi la lavorazione del filo andava in altre zone. Finita questa esperienza, cominciò la differenziazione fra il lavoro degli uomini e il lavoro delle donne. Gli uomini lavoravano nell'agricoltura e le donne in lavori a casa. E dal 1920 al 1950 qui si esercitava l'arte della decorazione bizantina. Ci sono degli oggetti di bigiotteria, anche oggi si trovano, che sono fatti con la tecnica del mosaico, ma sono piccoli oggetti di bigiotteria. Ecco, venivano prodotti dalle casalinghe anche in questo paese. Io ricordo da bambino di aver visto delle donne che facevano questo lavoro. Finita questa attività cominciò il ricamo e quindi le donne facevano i ricami, prima negli oggetti di bestiario e poi ci fu una specializzazione nel ricamo dei tessuti per i letti, lenzuoli, eccetera. Adesso qui ci abitano anche molti giovani, ci sono tutte le professioni, dagli avvocati, qui abita uno psicologo, Verrazzano che è navigatore, Amerigo Vespucci, la famiglia di Vespucci aveva qui nel paese una proprietà agricola e quindi c'è sempre stato un collegamento con il resto del mondo. Nell'economia dell'agricoltura mezzadrile era il prodotto economicamente meno importante. Era legato a una tradizione per cui non c'era agricoltore che non si produceva il vino per sé e per la proprietà, perché la mezzadria aveva una proprietà, ma la commercializzazione aveva effetti economici molto ridotti. In quel periodo del dopoguerra, primo dopoguerra, il prodotto agricolo più importante era l'olio d'oliva, che aveva un suo significato economico anche.
Basta pensare che un litro di olio aveva il prezzo di un chilo di carne di manzo scelta. Oggi in questa zona si produce vino che viene esportato in tutto il mondo. Mio nonno faceva il vino per sé e ne beveva molto, e quindi era un'attività così, diciamo, molto, molto elementare. Non c'erano. Nella produzione del vino è fondamentale anche la cura dei dettagli, dei particolari, i controlli, i sistemi. È come allevare un bambino. La manifestazione è legata è un'associazione dei produttori di una parte del territorio che sta all'interno del territorio del Chianti, specificatamente diciamo impostata sulle caratteristiche del suolo. Il suolo ha delle piccole variazioni nella regione del Chianti. Il suolo di questa zona, che è il lato sinistro della Greve, a nord della regione della sezione di Panzano, ha caratteristiche del suolo molto omogenee e molto particolari. È proprio questo tipo di roccia è quello che evidenzia le caratteristiche degli appezzamenti di vigna dei produttori di questa associazione.